Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi vera e professionale, come mi ha detto qualcuno. Perché dottore dice sempre vera e professionale? Perché ho avuto la fortuna 10 anni fa, nel 2008, anzi più di 10 anni fa possiamo dire, di incontrare la dottoressa Brunina, diventare prima assistente, poi studente, certificarmi a Los Angeles in ipnosi vera DCS, vera e professionale, che poi è diventata la mia. Faccio parte dell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles ed è un metodo unico al mondo anche per gli stessi ipnotisti, esperti di ipnosi, conformista e commerciale che trovi in giro. Pur ottima, nessuno dice il contrario, attenzione, perché la chiamo conformista e commerciale perché è conosciutissima, la fanno tutti, l'ipnosi conversazionale di Milton Erickson, di Dave Hellman e di chi più ne ha più ne mette, come anche Brian Weiss, eccetera, tutti ottimi ipnotisti, professionisti dell'ipnosi, non voglio adesso fare il presuntuoso, però questo metodo non ha uguali al mondo, il metodo della dottoressa Brunini e del professor Garai. Detto ciò, parliamo oggi di emicrania. Una signora mi ha scritto, ha un'emicrania ogni 20 giorni del mese, e sta malissimo, non sopporta luce, rumori, e chi più ne ha più ne metta. Io che ho sofferto per anni annorum di emicrania, di mal di testa cronico, ho fatto 1000 visite, tutto che organicamente, 1000 TAC, 1000 risonanze, e mi impasticcavo di auli, nochi, moment, chi più ne ha più ne metta. Posso capire questa signora e chi soffre di queste emicranie, come ha sofferto mia madre per tantissimi anni, a tal punto che sentendo i famosi guru dire non c'è niente da fare, signora deve convivere, deve accettare, questi sono i farmaci, si era quasi quasi gettata la spugna, quando con l'ipnosi vera e professionale il mio mal di testa è sparito, il mal di testa di mia madre è sparito. Mia madre cardiopatica, che ce l'aveva da 30 anni, io pensavo addirittura di averlo ereditato da lei, bla bla bla, sciocchezze, con un solo audio MP3 DCS, immaginiamoci un po', con l'ipnosi, con l'autoipnosi DCS, cioè l'ipnosi DCS vera e professionale che ti fai da te da solo nella tua stanzetta. E inoltre ho eliminato il mal di testa cronico anche a moltissima gente, tra cui un famoso personaggio che si occupa di fiscalità, di cui non posso fare il nome per la privacy ovviamente, il quale, un bel giovane, un bel Marcantonio, il quale aveva emicrania da un sacco di anni, anche lui pensava di averla ereditata da sua madre a Milano, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, a me piace parlare con i fatti e non con i bla bla. Io so che tu le hai provate tutte, come ero io tanti anni fa, e quindi ti capisco, perché le ho passate prima di te. Ecco la differenza tra un mentore, chi le ha vissute, e chi le insegna, chi parla soltanto, chi ha letto un libro e riferisce quello che ha letto, che questa è la grande differenza. Io da più di 10 anni, posso dire da 12 anni, mi autoipnotizzo 24 ore su 24, anche adesso io sono ipnotizzato e non sembra ai tuoi occhi, ok? Anche agli occhi degli esperti di ipnosi. Io sono sempre ipnotizzato con il metodo DCS di ipnosi vera e professionale. Ora, che cosa fa l'ipnosi? L'ipnosi DCS vera e professionale elimina tutte quelle immagini, tutte le cause che ti causano il mal di testa, lo stress, il nervosismo, cose che vedi che non ti piacciono e cose che ti dicono e che non ti scendono, e il sovraccarico di informazioni e bla bla bla, e la tensione che ti trasmette la TV, i TG paura, tutto ciò, il sovraccarico di informazioni, tutto ciò ti porta a tensione. Quando i nervi, il sistema nervoso centrale periferico è teso come una corda di violino, che cosa succede? Il cervello, il subcosciente, io dico cervello per dire subcosciente, l'88% della tua mente, della mia mente, la mente di ogni essere umano normalissimo dal punto di vista cerebrale, lancia il messaggio: attento, stai tirando la corda, fermati. Come fa ad avvertirlo? Con il dolore, ok? Ma razionalmente non ce ne rendiamo conto. Che facciamo? Prendiamo l'Aulin, l'Oki e spegniamo il segnale finché possiamo, perché anch'io ero arrivato a un punto tale che avevo anche acidità allo stomaco, perché mi prendevo Aulin, Oki e farmaci per il mal di testa senza neanche usare le avvertenze di mangiare prima a stomaco pieno, per quanto dolore avevo.
eccetera eccetera eccetera. Per cui l'ipnosi è soltanto utilizzo di parole semplici, pulite, trasparenti, ma non significa che non siano ad arte, ad hoc, perché l'ipnosi, prima di scienza, perché riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa e anche dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847, l'ipnosi è soprattutto arte con la maiuscola, arte a maiuscola, come faceva l'alfabeto, no? Alfabeto Buto un tempo, con la maiuscola, raga, è arte. E io, avendole sperimentate tutte, essendo passato dalla PNL al pensiero positivo, a Luis Hay, a Deepak Chopra, a chi più ne ha più ne metta, sono arrivato all'ipnosi conformista e commerciale, a Brian Weiss, adesso Tom Silver, chi più ne ha più ne mette, io l'ho fatti tutti, ragazzi, a De Velman, a Milton Erickson me lo sono sciroppato, bravissimi tutti, eccellenti, però non arrivano. Quando ho scoperto il metodo di Los Angeles, della dottoressa Brunini e soprattutto del professor Garay, intrisi di un sapere antico, lì ho detto madonna. Perché se rifletti, se tu sei esperto di ipnosi o sei un appassionato di ipnosi, Milton Erickson, quando era uno psichiatra medico a Palo Alto eccetera eccetera, in quel periodo, il suo periodo, non era ben vista l'ipnosi, e lui era discepolo studente di Clark Hull, chiamalo come vuoi. E che significa? Lui ha dovuto inventare l'ipnosi conversazionale per aggirare l'ostacolo della nonna, del fatto che l'ipnosi non era ben vista dai suoi colleghi psichiatri, medici, ok? Però non è questa l'ipnosi vera e professionale, ragazzi. Questa è un'ipnosi, diciamo, che è ottima, nessuno dice il contrario, per il conformista commerciale. Che soltanto Milton Erickson sapeva farla come Dio comanda, diciamola tutta, ok? Senza nulla togliere a nessuno, nessuno vuole fare polemica. Per cui chi ha mal di testa, emicrania, dolori, o va presso un professionista dell'ipnosi della tua zona, ti siedi, fai domande, chi domanda comanda, e inizi le sessioni. Naturalmente vedi economia, soldi, tempo e compagnia bella. Oppure se tu non hai voglia di girare cappelle, di rifatti due in giro, perché magari la percezione di poter essere manipolato, il che non è vero, non hai tempo, non vuoi spendere soldi, bla bla bla, mi iscrivi a ipnologiassociati@libroe.it, alla mia associazione Ipnologi Associati di Los Angeles, e io ti risponderò gratis su cosa fare anche da solo nella tua stanzetta per eliminare questo problema. Naturalmente ci sono contenuti gratis e contenuti a pagamento, però adesso io sto diffondendo contenuti gratis per te, perché la mia missione è quella di sdoganare l'ipnosi alla massa, alla gente, a prescindere da un tornaconto personale. Poi se c'è sto tornaconto, nessuno sputa nel piatto in cui mangio, attenzione, ok? Quindi attento. Tu, se hai questo problema di mal di testa cronico, dove organicamente hai sconfutato con il tuo medico curante l'unico responsabile della tua salute, e che non ci sono altri effetti in testa nel tuo cervello, e con i farmaci non riesci a debellare il dolore cronico da anni, magari utilizza l'ipnosi vera e professionale. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Scrivimi sulla visita la mia fanpage Ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino su Facebook, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli cambia la vita. E visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E alla prossima, ricorda, non devi credere a me, documentati, l'ipnosi è riconosciuta. Un bacio, un abbraccio, e al prossimo video dal dottor Claudio Saracino.